i giochi, ormai non che ci si aspettasse più mosse a sorpresa dopo il passo indietro dell'assessore regionale bilancio, sono fatti e ormai manca solo l'ufficialità che verrà sancita nella segreteria provinciale. Intanto c'è quella del coordinamento cittadino del Partito Democratico che, manco a dirlo, ha dato il via libera alla corsa a fianco del sindaco uscente Ezio Stefano. Nessuna sorpresa, certo, a parte la batosta per l'ex assessore democratico al bilancio Dante Capriulo, che dopo il ben servito del suo partito ha scelto domenica 4 marzo di presentarsi alle primarie in sfida con Mario Imperatrice e Lucia Obretenova. Dalla prossima settimana dunque il Partito Democratico avvierà il confronto programmatico con il sindaco. Sul fronte centrodestra invece cominciano a definirsi in provincia le prime candidature. A Castellaneta il Popolo delle Libertà sceglie come candidato sindaco il consigliere provinciale Giovanni Gugliotti. Decisivo il passo indietro di Italo D'Alessandro. Il centrodestra della città di Valentino, insomma, alla fine ha scelto una figura più smaccatamente politica rispetto ad una di estrazione della società civile. Infine, il congresso provinciale dei berlusconiani, che domenica eleggerà l'ex sindaco di Ginosa, Luigi Montanaro, segretario provinciale del partito, frutto questa dell'intesa tra i tre consiglieri regionali, Sala, Lo Spinuso, Chiarelli. In mattinata è stata presentata l'altra candidatura, quella di Stefano Liuzzi, per Nuova Italia, lista Mantovano.